Bella a tutti ragazzi, lo Xyuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Oggi vi parlo di una promozione fighissima che hanno deciso quelli di Supercell di rendere gratuita per tutti per un periodo super limitato. Si chiama Slash Royale, è attivo da pochissimo e in poche parole vi fa spendere metà dell'oro per migliorare le vostre carte. Come vedete qua sopra, migliora le carte spendendo la metà dell'oro oppure dei punti stella. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io per ad esempio ho una torre bombardiera al 12 e la voglio maxare, mi costerà 50.000 invece che 100. Tra l'altro nel negozio troverete il regalo giornaliero, riscuotilo ogni giorno durante Slash Royale e come vedete riscattandolo gratis otterremo 5.000 di gold. Sotto ci sono delle nuove promozioni che sono a pagamento, partono dai 50 euro e arrivano fino ai 4 che vi daranno invece dell'oro extra acquistabile. Ma la cosa che ci interessa è la sfida specchio dorata. In questa sfida ogni 2 vittorie si portano a casa 10.000 di gold. Entrambi gli avversari hanno lo stesso deck e si potrà vincere anche un jolly leggendario. Andiamo subito a vederla. Contro Zaitsev del clan Yongindan Aion. Non conosciamo. Mazzo con il Golem. Lo giochiamo subito. Golem anche per me. Entrambi giochiamo il tank immediatamente. Ora bisogna vedere chi riuscirà a difenderlo meglio e con cosa. Non ha senso giocare l'orda di scheletri. Cacciatore per me. Cacciatore anche per lui. Stiamo giocando esattamente uguale. Adesso possiamo utilizzare... Oh! Che troll! Doppio barrel. Doppio, scusatemi, doppio log. What? Che giocata. Well play, bro. Well play, bro. Sinceramente non me lo aspettavo. Allontaniamo un secondo il cacciatore per evitare troppi danni alla mia torre. Fantastico. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, non me lo aspettavo. Un miner super corto per evitare l'attacco del suo boscaiolo, che poteva diventare scomodo. Calmi, 2175 la sua torre, 1391 la mia torre. Miner che forse riesce a tirare una... Sì, una hit la tira, fantastico. Gigant Golem anche per me. Attenzione al doppio tronco. Cacciatore da una parte. Boscaiolo dall'altra. Forza, 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 forza. Fantasma per me. Miner dall'altra parte, stiamo entrando cattivi. Tronco. Forza, 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 è stato bloccato il miner. E il cacciatore può attirare una hit importante. Questore fondamentale, adesso lui tirerà il tronco. Il miner, noi riusciamo a giocargli un'orda di scheletri che tolgono dai piedi la truppa. Vorrei andare di nuovo, vorrei spingere di nuovo. Fantasma. Tronco. Non so se riusciamo ad entrare, abbiamo perso purtroppo la torre. Forza ragazzi, forza fantasma. 131. Forza col miner. Doppio miner. Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Torre a 25! Ma stiamo scherzando! Ma stiamo scherzando! Contro Ornob dei Six Sense. Partiamo con la Princess. Dietro a sinistra. Dai! Dai!
Arciere magico, che voglio non l'occhi la princess. Come avete già capito. Sgherri. E andiamo con il barile goblin. Mentre la torre è impegnata con il nostro peccone. Ma come vedete, lui va a specchiare il tronco. Ma gli sgherri, che non subiscono ovviamente il danno del tronco, possono mangiarsi la torre di sinistra. Ma stiamo scherzando! Torre a 25! Con calma. Arciere magico dietro a sinistra per noi. Counteriamo così. Insieme all'arciere e al tronco. I suoi maialini. Li giocherò anch'io, ma... Anzi, li giochiamo. Forza. Peccone davanti, non li gioco adesso. Peccone davanti. Non sta giocando molto bene lui e qua possiamo attaccare pesantemente con tutto il barile goblin. Mentre il peccone oramai è arrivato a torre ed essendo stato bloccato da due torri possiamo giocare di nuovo un barile goblin per togliere il problema, ma in realtà l'avversario si arrende e let's go! Andiamo a portarci a casa il secondo game. Bene, bene, bene così. Subito 10.000 di gold. Eccezionale, eccezionale. Vediamo un pochettino. Non ho purtroppo gettoni da scambiare, quindi avanti con il secondo match contro Arman Iran. Vi ricordo ragazzi che i deck non sono 100.000, saranno una decina, quindi guardatevi le partite ed eventualmente ragionate su come poterli giocare. Drago Inferno per entrambi. Con cosa lo counteriamo il Drago Inferno? Non dobbiamo fare nulla qua. Lo scaiolo da dietro. Bello il cimitero con la rete da battaglia. Cimitero sotto. Oddio, due boscaioli. Riusciamo comunque a impattare, incredibile. Potrebbe essere un buon attacco anche questo. Io spingerei di nuovo. Spingerei di nuovo con il nostro Miner che viene purtroppo agganciato dall'attacco della Fireball. 658 la torre di destra. Recuperiamo tutto l'elisir e ragioniamo su come poter tirare giù quella torre là in alto. C'ho ancora in mente i 25. Mamma mia. Guardia subito. Aspettiamo ancora le guardie. Possiamo difendere tranquillamente. Partiamo. Dovrebbe giocare tipo un boscaiolo sopra, io... ho fatto bene a non giocare in realtà la nostra Fireball. Perché qui insieme al Barbaro possiamo attaccare con delle truppe che vanno a mangiarsi la torre di destra facendoci risparmiare 4 di Elisir. Fantastico! Preparerei un attacco sulla sinistra. Boscaiolo per lui, è un po' disperato questo attacco secondo me. Non vorrei che fosse il... Esatto, il mio drago ad essere loccato. Non giochiamo nulla. Ecco, questo mi interessava, che i due draghi si distruggessero a vicenda. Oh, porca miseria, stavo guardando i draghi. Attenzione. Drago Inferno di nuovo. Boscaiolo molto basso, subiremo l'attacco sicuramente, ma l'importante è fermarlo immediatamente. Non c'è fretta di fare nulla. Boscaiolo. Ci servono le guardie in realtà per counterare il cimitero insieme alla torre e al boscaiolo. Ripartiamo con la rete da battaglia. Fantastico. Abbiamo la possibilità di sfruttare la furia del boscaiolo. Infatti impattiamo nuovamente. Potremmo anche andare con lo spell adesso. Guardate quante truppe sotto la torre. Devastante anche la Fireball e tiriamo giù la seconda torre proseguendo con le nostre truppe. Forse, per un pelo, non ne facciamo tre. Nice, però è andata alla grande. Insomma ragazzi, io spero che queste tre partite vi siano piaciute. Tutte e tre molto molto belle
da essere giocate. Ci prendiamo intanto la ricompensa di 100 jolly comuni. Se il video vi è piaciuto, un bel pollicione in su. Non vi dimenticate di lasciare un commentino e ovviamente iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!